Buonasera tesoro. Ti prendo il microfono, a te. A che serve poi? Cosa? Te lo spiego subito. Tu parli normalmente, parla. Non ti sentono. Uso questo, parla. Ah. Magia. Ti sentiranno tutti adesso. A favore di pubblico, vieni qua, faccio io, non ti preoccupare. Ascanio, so che tu fai un numero particolarissimo. Tu dal 2005 ad oggi, se io dovessi dirti una qualsiasi data, che più o meno mi hanno scritto qua, tu ricordi il giorno preciso. Riesci a calcolarlo? Ma anche nel futuro, dal 2005 fino al 2053. Ma veramente? Sì, non sto scherzando. Proviamo, ragazzi. Allora, il microfono lo mantengo io, tesoro, tranquillo. Sei pronto? Sì, io vado con quello di Vito. Vai. 2 giugno 2006. Scusate, prendete i telefoni. Ah, è vero. Per una verifica prendete i telefoni col calendario. Sei pronto? Allora, che detto? 2 giugno 2006. Allora, il 2 giugno 2006 è venerdì. Ora bisogna controllare. Controllate? Comunque ho detto che è venerdì. Sì. C'è? Sì, venerdì. Grande Ascanio. Posso farti fare pure qualche domanda dal pubblico, se vuoi tu? Sì. Tutto quello... Ok, allora ragazzi, accendimi un attimo la sala, va. Regia, la sala, grazie. Se volete un caffè, c'è pure. Una... Dimmi un giorno, dal 2006 al 2020. 2053. 2050. 2053 poi. Faccio due. Cosa? 2030, sì. 30. 10 gennaio 2030. Allora, te lo dico. Il 10 gennaio 2030 è giovedì. Ditemi una data, una qualsiasi. Fermi. Silenzio. Calmi, 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 calmi. Signora, dica. 4 dicembre 2010. 4 dicembre 2010. Il 4 dicembre 2010 è sabato. Eccolo. Bravo. C'è? C'è più o meno? E che c'è sabato? Qua c'ho alcune date scritte che mi ha dato Valentina. Tipo 2 settembre 2008. Allora, prendetemi se no. Aspetta, no, dimmelo a me, vai. Allora, il 2 settembre 2008 è martedì. Bravo! Vai. E oggi! Aspetta, non li pensate. Dimmi. 10 ottobre. 10 ottobre. Mi fa un passo dietro, se no non ci vedono. Giro di verso il pubblico. 10 ottobre 2010. Allora, il 10 ottobre del 2010 è domenica. Bravo! Impressionante. Vai, dimmi, signorina. Signorino, poi. No, la signorina con vestito blu. Vieni qua, vieni vicino a pescare. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qua adesso. Ci mettiamoci alla luce, sennò non ci riesco a vedere. Allora, scacciate tutti i telefoni. C'è la Valentina, amore, non preoccupare. Allora, Valentina mi ha chiesto il 2 dicembre 2020. Sì, a favore di pubblico, sempre a scala, devi stare. Vieni. Ok, il 2 dicembre 2020 è mercoledì. Ma posso fare una cosa? Aspetta, aspetta, una cosa, vieni qua, fermi un attimo. Ah, c'è un attimo! No, ma c'è... Ma dai tre i numeri! Ragazzi! E dai! Ma questo non riguarda l'età! Primi tre numeri, però mi fa un grande regalo! 5, 8 e 9! Ragazzi, 5, 8 e 9! Se mettiamo un euro ciascuno... O a scellere ce lo ricordiamo in vita! C'è la luce, ha detto lui quello che aspetta, aspetta, una cosa importante, la giusto dicendo. Mi dai altri numeri, mi dici una città d'Italia? Vediamo la luce. Una città qualsiasi. Quello che vuoi tu. Palermo.
Domani ci vediamo in tabaccheria. Com'è? 3, 5? 5, 8 e 9. Ok, vai, dimmi una data. 16, Lu, vieni qua. Asca, vieni qua vicino a me, tesoro. Non ti preoccupare, lo fa lei, tranquilla. Tu devi darci solo i risultati. Se no sembra fatto apposta, capito? 16 luglio 2053. Allora, il 16 luglio del 2053 è mercoledì. Bravo! Ascanio, io ti devo interrompere anche se devi restare qua ore. L'ultima data, vai. Vai, questo cucciolo qua. Quale cucciolo? Lui. Shh. Sì. 10 marzo 2050, Valentina sta controllando già, non ti preoccupare. Allora, il 10 marzo 2000. Il 10 marzo 2050 è giovedì. Però è. Bravo! Bravo! Ascanio! Bravo! Bravo! Poi sappiate che se volete chiedere altre date da Ascanio, viaggerà tutti i giorni con me fino a domenica che resterà qua. Sono 10 euro al giorno. Bravo! Dai, è una cosa fantastica! Bravo, lascia la camicia! Ascanio! Bravo! Bravo!